Lucca Comics, una delle fiere più belle di sempre. Quest'anno Lucca Comics 2023 è stato bellissimo, ci sono stati tanti autori, tantissimi manga annunciati e soprattutto tanti amici, perché le fiere come sempre sono un'occasione per rivedere gli amici, tutti tranne Ivan. Non che non è mio amico, ma non era presente. In questo video vi dirò i miei top 5 annunci di questo Lucca e un resoconto veloce su Lucca. Quindi tanti autori, ho avuto la possibilità di incontrare due autori in particolare che ho molto apprezzato, ovvero Keigo Shinzo, di cui ho preso Hira Yasumi, ve ne parlerò nel video letture del mese, che uscirà dopo di questo. Mi ha fatto anche uno sketch. E una persona davvero simpatica, non ho mai letto niente di suo, ma siccome andava di moda mettersi in coda per manga di cui non ce ne frega un cazzo, come sempre, e poi diventarne fan dopo, poco male, e probabilmente comprerò il cofanetto di Randagi. Ma il protagonista di questa edizione del Lucca Comics, il sensei, famoso per il suo programma TV su YouTube, Hiro Mashima. Io sono un fan di Hiro Mashima dai tempi dell'alba, non so cosa voglio dire. Infatti ho questo bellissimo Fairy Tail uscito gennaio 2008, non so se mi mette a fuoco. Sì, gennaio 2008, prima stampa di Fairy Tail. Ho diversi numeri di Fairy Tail, ho sempre cercato di venderlo, se lo volete ve lo vendo, ho numeri vari. Fairy Tail è stato a lungo uno dei miei manga preferiti, e quando ripenso a Fairy Tail penso sempre alle musiche che c'erano all'inizio, quindi devo ringraziare molto l'anime. C'è da dire che Hiro Mashima ha saputo fare un'opera forse migliore di Fairy Tail, ovvero Rave. Difatti ho preso la nuova edizione di Rave, soltanto questa, non la variant. Perché per avere la variant di Rave dovevo prendere anche quella di Eden Zero e questo non mi andava. Però bando alle ciance sugli acquisti di Lucca, che comunque di queste cose ve ne parlerò in un video a parte. Top annunci, top annunci. Allora, al quinto posto, una cosa che pensavo non venisse mai annunciata in Italia, ma che è stata tranciata in Giappone, Ginkai Gluna. Ginkai Gluna mi ha sempre interessato. Finché la lessi i primi capitoli su Shonen Jump, su Manga Plus. Comunque parla di questa ragazzina che è una streghetta che si incontra con questo pupazzo di neve. Non sto a leggervi la trama, ve la leggo. Vi metto l'immagine di Anime Click che fa il riassunto. E smisi di leggerlo perché mi rompe le palle leggere le cose in scan. E ho detto, vabbè, se arriverà mai in Italia, bene. Poi ho visto che è stata tranciata e amen. Però 4 volumi, comunque mi attira, penserò di prenderlo. Comunque sia, essendo arrivato a 4 volumi, sicuramente meglio di Hayashimon, che è fermato a 3. Quarta posizione, tornando sul nostro maestro Mashima, che comunque è davvero un grande. Dopo questo Lucca Comics l'ho rivalutato un botto, comunque non è che ha fatto opere eccezionali. Però è davvero un grande. Gli hanno annunciato questo manga che mi ero totalmente dimenticato, infatti uscirà nel 2025 perché è probabilmente molto indietro in Giappone. Magari leggerò qualche capitolo in scan, non lo so, magari aspetto, ovvero Death Rock, nuovo manga che a detta di molti è diverso dallo stile del solito Mashima. Qual è lo stile di Mashima? Conosco tre storie famose di Mashima: Rave, Fairy Tail e Eden Zero, sono tutte e tre fantasy. Tra l'altro, mi dice Mashima in un'intervista che ha fatto con Gigio di Anime Click, tra l'altro, diceva che voleva far fantasy, però sci-fi, SF, space fantasy. Si è inventato sta cazzata e quindi ha fatto un fantasy nello spazio. Leggo velocemente la trama e vedo se c'è qualcosa che vi posso dire di interessante. Ok, è sempre un fantasy, però studentesco. Quindi è praticamente My Hero Academia, che è il mio manga preferito, disegnato da Hiro Mashima. Chissà, può essere interessante, speriamo. Terza posizione, ma forse la cosa che più speravo, perché chiaramente io non so le cose che non esistono ancora in Italia, perché seguo soltanto quello che c'è in Italia. La cosa che spero di più è sempre una nuova edizione di qualche manga che mi piace. Terza posizione, quindi Ken il guerriero, o meglio, manga che mi piace. Io Ken non l'ho mai letto. Ho visto i film che sono su Netflix, non è la stessa cosa, però ti fa vivere comunque l'esperienza di Ken il guerriero, no? Mio amico Ivan, che non era Lucca Comics, mi regalò questo, che è, questa qua è un'edizione bellissima, ma
da recuperare non è fattibile. Proprio bella perché è grande, poi c'è le pagine in tricromia proprio come Dragon Ball. E sono proprio curioso di vedere com'è il manga di Ken il Guerriero. Anzi, lo so, me lo sono messo qua da parte per provare a leggermelo, quindi magari me lo leggerò. E a detta di molti fan di Ken si perde un po', soprattutto dopo la saga di Rao. Io sicuramente fino a dove è apprezzato da tutti lo compro. Poi magari mi piace da morire e continuo comunque, no? Ditemi un po' voi fan di Ken che ne pensate nel complesso di quest'opera. Poi una cosa che avrei tanto desiderato, appunto parlando di riedizioni, sarebbe stata, volendo, la riedizione di Yu Yu degli Spettri, Yu Yu Hakusho, che però, vabbè, una riedizione di Maghi, che però la riedizione di Maghi non può esistere, perché è di base, un conto alcune opere famose su cui magari si può investire più soldi, tipo un Berserk, no? Cioè non c'è neanche in Giappone questa edizione, di Maghi esiste soltanto l'edizione classica, come fai a portare in Italia un'altra edizione, no? Però, per fortuna, Orient, prima e seconda posizione Orient, il sequel di Maghi, il capolavoro di Shinobu Taka. Ho letto già il primo volume in inglese, comprato su Amazon, costa un bordello, $10.99. E carino, in realtà, non è niente di che, ha i livelli di Gachi Akuta, comunque non ho intenzione di comprare altri volumi in inglese finché non escono quelli in italiano. E c'è questi anime che ho seguito con molto piacere, che mi sarebbero piaciuti in versione manga in Italia. Uno è il famosissimo Pari Picomei, questa bellissima storia di questa ragazza che vuole sfondare nel mondo della musica e viene aiutato da questo stratega cinese chiamato Komei, Komei in giapponese ma il vero nome è tipo Kongming, una roba del genere, ed è bello perché propone le tattiche di guerra per spaccare nel mondo dello spettacolo, quindi è una cosa molto particolare. E un altro manga molto interessante che mi ha fatto scoprire Martina, The Jap Gold di Michele Mari, è Colorless di, non mi ricordo come si chiama l'autore, sembra davvero molto interessante perché prendere un manga che è in bianco e nero e racconta questa storia ambientata in un mondo bianco e nero dove i colori sono spariti in seguito a un'apocalisse e chi detiene i colori che sono rimasti nel mondo è fortissimo, a parte che l'idea è geniale, ma proprio vederla realizzata dove tutto è bianco e nero tranne alcune parti a colori è una cosa bellissima. E vi odio perché me l'avete fatto scoprire, adesso lo voglio. Se non arriva in Italia imparo il francese e compro la versione francese. Quindi da questo video è tutto. Ottimo Luca Comics, ci vediamo l'anno prossimo.